Eccoci tornati, purtroppo bisogna ammettere, come si dice in questi casi, sopra il cotto l'acqua bollita. Se già abbiamo avuto dei problemi con qualche pilota che ci ha costretto a ricreare la stanza per problemi ovviamente non suoi, ci si è messo anche un piccolo problema generalizzato a livello elettrico, ovvero un blackout cittadino dalle mie Lo parti, so, quindi purtroppo siamo rimasti a piedi. A noi Luca, è un... purtroppo a noi deve non risolvere alcuni ci manca problemi, nulla. ragazzi. Non ci manca No, no. niente, era noi. No, a noi, ecco, hanno fatto un grande sforzo per preparare questo tracciato, ma ancora qualche cosa da mettere a posto c'è, dai, quindi. Ma per adesso siamo ancora qui. Assolutamente sì, quindi torniamo a ripetere 28 i giri totali previsti per questa gara ad Hanoi con la Racing Point Nerdandi che parte in pole. Cambiano ancora le strategie delle gomme perché va su gomma hard Fabio il surname. Forse conscio del fatto, non sia mai mi tamponano, butto la gomma hard. Eh già, Galra ce n'è visto una la... sola, sì. Sì, che strano. Francamente è strano perché, insomma, partire a piano carico qui, e tra l'altro la hard, insomma, prima che si scalda ci vuole anche un po', non lo so, avrà uno spunto, ad esempio rispetto a Telesalva, che anche lui ha fatto un bel tempo, non ha uno spunto così prestante in partenza. È strana la decisione. Tanto vero che sono tutti con gomma rossa fino al dottor Wu. Eh sì, stavo vedendo. Veramente, a me che non aveva sbagliato? Un errore di impostazione, non Non so. saprei che dirti, proprio da questo punto di vista non saprei che dirti. Comunque, vetture che si stanno andando a schierare, pronti per la partenza qui ad Hanoi. Allora, bandiera verde e attendiamo solo l'inizio della sequenza. E allora, tutti pronti, eccola qui, bandiera verde sul fondo dello schieramento. 2, 3, 4, 5, luci rossa, lo spegnimento, il via! Della gara di Formula 1 per la Noi, si spengono le luci, partono le vetture. Vediamo se riesce a partire bene questa volta. Le Erdandi, brutta partenza. Ancora una volta, Lele salva a fionda e c'è un contatto. E ci sono tanti, tanti contatti in curva 1. Era partito a fionda Lele salva, che si era subito affiancato a Erdandi. Poi un contatto fra l'anteriore destra di Fabio il surname e la posteriore di Erdandi, che si è girato e nel girarsi si è toccato con Lele Salva che era di fianco a lui. Quindi attenzione perché dietro ancora movimento con le vetture che si fanno vedere. E Eh quindi sì, quindi allora Lele anche. Salva da Doizzi, Quonno, Sdandi, Fabio il surname, Filippo che sta lottando con Fabio il surname che diciamo nella partenza precedente aveva danneggiato la paratia sinistra dell'ala, in questa la destra. Eh sì, non si è fatto mancare niente, tra l'altro veramente hanno Ancora si fa tutti vedere, tagliato. occhio, scusami, Fabio il Ai. surname che prova a rispondere nei confronti tra McLaren e Filippo, va alla staccata e ancora un contatto. No! Vabbè, diciamo che Danno, qua danno. Sì, no, vabbè, è andato non via. fa moltissimo per lui. Abbiamo imparato a vedere in preciso che è un pilota veloce, però direi che qua lo schema è un po' saltato. Sì, è nervosissimo, tra l'altro veramente è partito anche qui male per la seconda volta e poi ha fatto questa manovra che è oggettivamente assurda perché gli è andato praticamente sotto. Adesso ha perso l'ala, non ha più carico. Luca, Fusco. Sarà di nuovo un pit stop Vabbè, perché anche la mamma mia. anche con Patrick Ecco qua. Speri. Sì, meno male che è entrato perché come avete visto, soprattutto nell'ultima parte, è impossibile affiancarsi per quanto è stretta e angusta la pista anche un pilota senza ala. Nella prima curva hanno tagliato moltissimi perché quando si è creato il parapiglia anche una Ferrari che dopo Huonos si è dovuto allargare per evitare di impattare con i veicoli davanti che erano praticamente fermi. Intanto Michiamai dalla chat ci fa McLaren, bandiera gialla sapere, sul torre 1. attenzione Filippo, si è girato in curva 1! Sì. E attenzione alla manovra. Meno male che Mamma mia. esiste il ghosting, se no avevamo un morto e tre feriti. Assolutamente sì, tra l'altro rimettersi in pista qui una volta che ti giri è anche Bisogna un'impresa far andare in titanica gruppo, perché. purtroppo. Sì, perché non hai possibilità di. Non hai erba terreno al di fuori della pista, quindi per girarti devi fare manovra tipo parcheggio sotto casa con la macchina quando rientri. Devi far passare il gruppo, sì. Intanto dicevo, Michele dalla chat ci fa sapere che Fabio, il surname, aveva selezionato la gomma rossa al via, però ha detto che poi gli ha selezionato la bianca, non si sa perché. Io adesso non vorrei che si abbia schiacciato il tasto cerchio, annullando la selezione. Capita, però. E questo, vedi Luca, è stato un altro motivo di nervosismo con cui ovviamente
è sceso in pista e vabbè. Quindi Lele salva davanti a Daduizzi, stessa gomma con il pilota della Haas che sta cercando di costruire almeno un secondo di vantaggio per tirare fuori dalla zona DRS Daduizzi, cosa che sarebbe molto importante considerando che c'è un rettilineo molto lungo dove non è difficile per i piloti immediatamente dietro cercare di agganciarsi. Un pilota micidiale per adesso al terzo giro, Kuzco, che fondamentalmente con la sua freddezza e sfruttando anche un po' di fortuna ha portato la sua Force India sostanzialmente a Racing Point a risalire di 6 posizioni, quello che ha guadagnato più posizioni in partenza. Salito molto bene davanti a Erdandi, non vedo danni, almeno a livello grafico, a meno che forse un danno davvero molto leggero all'ala anteriore, non vedo danni sulla vettura di Erdandi, quindi forse se c'è stato è stato molto leggero o eventualmente nel caos generale di curva 1 il flap che è volato via era comunque quello di Fabio Elsornain che intanto Sì. scavalca Filippo che torna in box e va su un set di gomme medie nuove. Mentre occhio perché Erdandi è vicinissimo incollato alla Ferrari di Kuonos. In fondo Ecco, al adesso dritto. c'è. Eh sì, adesso c'è il rettilineo, ma non vedo che sta avvicinandosi del necessario. Adesso sta arrivando, ma stanno già. Ecco È il vicino, eh. DRS. Eccolo, è andato. Vicino Erdandi che va esterno, occhio perché Kuonos si può difendere in zona interna. Molto profondo Erdandi con la staccata, nessuna possibilità per Kuonos di rispondere. Occhio perché lì il cordolo in uscita è molto alto, infatti fa un po' di Mamma mia. difficoltà a far trazionare bene la sua Racing Point. Si riaffaccia per un momento all'interno Kuonos, nulla da fare. E Però adesso è sei ora misto. c'è Corri il misto, può velocissimo, Luca. scappare un po'. C'era, può scappare un pochettino, però vediamo se avrà il passo perché lo stare dietro a Kuonos gli ha comunque dato una bella mazzata, accusa 3 secondi e mezzo di ritardo alla coppia di testa. Daduizzi rimane incollato all'Ele Salva. E vedremo ora quello che sarà il passo di Erdandi che è oggettivamente volato. In un settore ha rifilato un secondo a Kuonos. E occhio perché secondo me dietro Patrick Speric e Cusco stanno risalendo bene. Eh sì, adesso Kuonos deve cercare di prendere un po' il ritmo perché appena subito il sorpasso sembrava forse poter riprendersi la posizione, invece Dandi, come stavi giustamente dicendo tu, è riuscito ad allungare, adesso se ne sta andando. Quindi Kuonos ora sta guardando gli specchietti, probabilmente un Patrick Speri che cercherà di recuperarlo il prima possibile, anche perché poi dietro c'è Cusco che è attaccato, Luca, a Patrick. Cusco attaccato, e tra l'altro è su gomma media, il primo dei piloti in classifica con la gomma media, mentre Lopensky con Doctor Who. I due che si scambiano la posizione con Lopensky che sale in undicesima dietro un trenino con Doctor Who, Sdem, Dottor Long e poco più staccato a un secondo due c'è Daniele Play. Sta andando bene Erdandi che nell'ultimo passaggio stava girando un pochettino più forte. Occhio a Mister X che scavalca Chris Master col DRS, sale in ottava posizione, 2,7 secondi di ritardo da Ferra che è in settima posizione, che a sua volta con la sua McLaren accusa 2 secondi e 2 di ritardo da Patrick Speri che è stato scavalcato da Cusco in fondo al dritto. E ora vedremo se Cusco riuscirà a fare l'andatura, lo vediamo ora inquadrato in onboard Patrick Speri con la Racing Point di Cusco giusto davanti a lui. E E tra dicevo, l'altro Cusco, sì, vai, vai. scusa Luca, no, dicevo, Cusco a questo punto diventa il campione momentaneo assoluto di sorpassi perché è riuscito a risalire di ben 7 posizioni, ma lo sta seguendo molto da vicino con 6 posizioni Mister X che veramente sta incrementando tantissimo e rispetto a come partiva dal 14esimo adesso si trova in sesta posizione, e scusate, in ottava posizione. E intanto davanti, situazione che rimane stabile fra Lele Salva e Daduizzi, sempre circa un secondo netto di ritardo fra i due, con Daduizzi con la sua Mercedes cerca di tenersi aggrappato alla vettura di Lele Salva, mentre Kuonos alle sue spalle vede sempre più ingombrante la sagoma della vettura che ora è di Cusco, prima del sorpasso del pilota della Racing Point, era ingombrante più vicina, sempre di più, la sagoma della Alfa Tauri di Patrick Speri che comunque è lì. Si tiene Tra agganciato l'altro, con i denti. Dottor Long, scusami, so Doctor Who, anche lui va al sorpasso. Per due giri consecutivi, Doctor Who forse non ha avuto un'uscita molto brillante in curva 1, perché Dottor Long e Lopensky è proprio all'uscita della prima sequenza di curve che si sono andati a prendere la posizione su colui che questa sera sta difendendo i colori di casa Alfa Romeo, ovvero Doctor Who.
Tra l'altro Cusco, ti dicevo, è veramente una gara strepitosa e sto notando ora che con le sue gialle comincerà a spremerle bene, mentre davanti, con gli stessi giri al Quonos, Erdandi, Radovizi e Telesalva, ma che comunque stanno sulle rosse, quindi probabilmente fra poco anche le rosse cominceranno, anzi le rosse cominceranno a degradarsi, quindi Cusco credo che sia veramente in un'ottima posizione, Luca. Cusco sì, in una buona posizione, mentre vediamo appunto il pilota della Racing Point attaccatissimo al posteriore della Ferrari di Kuonos. Sì, sta sfruttando E molto Patrick bene Svedi le si è attaccato anche gomme. lui, perché ovviamente Kuonos è un tappo per entrambi, perché sembra avere meno passo di entrambi, e quindi ne approfitta anche Patrick Svedi per rimanere lì incollato e eventualmente provare a passare subito anche lui, mentre box per Doctor U dopo soli 4 giri. Vediamo, forse c'era un danno. Eh sì, meccanici pronti con la nuova anteriore. Infatti, ecco spiegato anche il perché forse avesse così tante difficoltà nell'uscita di curva Ma anche, 4. sai, qui oltre al discorso stesso di collidere con altre macchine, qui c'è veramente, basta che sbagli un attimino su un muretto e perdi un flap, se ti va bene, quindi c'è il rischio anche che sia stato un errore suo. Attento a Cusco. Cusco su Quonnos, Frenò. interno in direzione del tornantino in fondo al dritto. Occhio perché Cusco. No, ce la fa alla fine. No, ci ha provato un attimo Quonnos, ma poco da fare. Attenzione anche a Brian. Occhio Mamma Patrick mia. Speri. Ah, risponde. Occhio Cusco ha perso la Quonnos. macchina. Contatto, Sì, occhio perché prova ad infilarsi anche Patrick Speri. contatto e buon Contatto, rompe flap. Quonnos. Ha rotto Quonnos. Non c'era. Oh, mamma mia, che rischio lì. No, no, Ah! no, no, Ha no, sbagliato anche Cusco. sì. Occhio perché Patrick Speri praticamente si ritrova tra l'incudine e il martello. Cerca di evitarli, sta Mamma mia. andando pianissimo. E questo è un altro grande problema di queste S. Se ti Terzo capitano davanti settore, delle vetture eccolo. che vanno molto piano, non Ecco, riesci le a box trovare tutte e lo due. spazio. Tutte e due dentro, va dentro anche Mister X. Sì, no, è stato un momento concitatissimo e a quel punto poi Cusco ha perso la macchina, si è fatto recuperare, Mister probabilmente X nervoso ha guarda cercato. tra l'altro dalla padella all'abbraccio, perché davanti a Quonnos perderà tantissimo ai Assolutamente. box. Ah sì, assolutamente. E quindi ha cercato di recuperare, di difendersi dalla posizione, ma non c'è veramente spazio per essere nervosi. Qui ci si tocca e basta, e infatti sono andati box tutti e due con danni ad entrambi. Rientrano in tredicesima e quattordicesima posizione. Attenzione perché Cusco esce a cannone fra le due Renault, si mette davanti a Chris Master e subito Mamma dietro mia. Daniele Play. Occhio perché si può mettere già in condizione col DRS di andare a scavalcare Daniele Play, e ce la fa Lo Cusco fa. subito davanti, e davanti a lui vede già le due sagome delle due Red Bull di Dottor Long e Fabio il Surname. Fabio che ha già 5 giri sulla gomma soft dopo essere andato a sostituire al primo giro. Cusco, te la butto lì, forse con questa hard potrebbe comunque puntare a fare questi 20 giri che lo separano dalla bandiera a scacchi. Ah, sai Luca, lui l'unica alternativa che aveva era questa e cercherà ovviamente di portarla alla fine. E poi io credo che spererà forse una safety car, chi lo sa, per cercare di ricompattare il gruppo e Beh, sì. tentare dei sorpassi. Certo è che al momento ha veramente un po' messo in crisi quello che stava facendo, cioè un mezzo capolavoro trovandosi al quarto posto con le gialle e avendo poi davanti personaggi come le Salva, Dadovizi e Erdandi, che sono stati però più continui, stanno facendo lavorare molto bene le loro gomme rosse al settimo giro, hanno Tanto preso dei Long, distacchi, stanno. un errore di Long perché era alle spalle di Fabio il Surname e va ancora lungo. Ah sì. Sta facendo sfilare le vetture, forse ha toccato un muro scheggiando l'ala, perché ho un grosso dubbio, perché dicevo era alle spalle di Fabio il Surname in decima posizione, precipitato in quattordicesima. E qui è facilissimo, Gomma fondamentalmente hard, qui si sicuramente non è la gomma. combatte. Eh già, sì, perché c'è un treno solo, no? Quindi Eh adesso te sì. li devono cambiare. E infatti mette le gialle, 20 giri con le gialle sono tanti, eh? Credo quasi impossibili. Tanti assai. Sì. Eh sì. No, qui devi combattere. Abbiamo capito che questa pista devi combattere sia con gli avversari, ma anche con i stessi muretti.
intorno, quindi bisogna essere molto 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 più conservativi. Non si può usare. Intanto Lopensky alla caccia di Brian, si porta dietro anche l'Alfa Tauri di Sdem, tutti vicini. Davanti, intanto, in questo marasma di avvenimenti, Lele Salva ha aperto un gap importante perché è salito da. No, Lopensky! Che rischio! Prende quasi il posteriore di Brian. Ha staccato tardissimo, ma ha rischiato anche tanto. Mentre Kwonos va al sorpasso su Daniele Plei con la sua Ferrari. E dicevo, Beh. oh, box davanti, Erdandi e Dadoizzi dentro. Sì, è in Continua box. Lele Salva. Massima attenzione perché dicevo che Lele Salva aveva scavato un buon gap di 2,6 Sì. secondi nei confronti di Dadoizzi. Ora però, massima attenzione perché provano l'undercut, ma massima attenzione anche a dove usciranno. Certo, perché dipenderà se l'hanno stata libera o meno. Lopensky fondamentalmente credo che ha inchiodato e per poco fa il danno su Brian, ma gli è andata bene nello stesso punto dove stava Ah, escono rispondendo dietro questo nella trenino forse, Kwonos. occhio. Escono dietro il trenino di Lopensky forse, vediamo. Stanno passando ora. Appena in avanti perché ovviamente il trenino doveva ancora affrontare curva 1. Mentre l'uscita dei box taglia di netto curva 1 e ti fa accelerare insomma dritto verso curva 3. Quindi Dadoizzi. Sì, è andata E ora bene, dovrà per due. rispondere Lele Salva. Vediamo, occhio dietro perché il gruppone dietro a Brian è formato da Lopez, Erdandi, c'è Sdem, c'è Fabio il Surname. Mamma mia, che trenino! No, Lele Salva deve dare tutto, veramente tutto quello che ha, anche che non ha per concludere il giro, entrare in box ed evitare di essere succhiato da questa miriade di macchine. Da Dovizi a Fabio. Solitamente la gomma hard tende a non entrare subito in temperatura, quindi forse Lele Salva potrebbe essere salvo nel vero senso della parola. Lopensky esterno, Lo penso che staccata sì. profondissima Sì. Questa e alla fine la tiene passa. volta ce la fa. Bella Gran sorpasso all'esterno nei confronti di Brian. Box, gara anche Lele quella di. Salva. Box, Sì, Lele entra Salva, lo adesso. vediamo. Vediamo anche la mappa per vedere dove sono gli altri. Guarda dov'è il trenino. Inizia il terzo settore. Iniziano a fare la serie di Snake. Qui si giocherà tutto veramente Si ferma su pochi adesso. secondi. No, non ce la fa. Penultima Non ce la curva. fa. Non ce la fa Dadoizzi nel Ultima curva. sorpasso. Non ce la fa perché non fa curva 1. Eccoli Fa sul curva rettilineo. 1. Lele Salva sta arrivando ora Dadoizzi. Ma Lele Salva toglie il limitatore tutto gas. Ed è ancora davanti con la Mamma mia! McLaren di Ferra. No, c'è mancato un pelo. Comunque ci è mancato un pelo. Altra grande domanda, ma nella realtà, se la pista è fatta così, mi spiegate come sia omologata questa pit lane? È folle perché Beh, sì, in effetti anche oltre alla pit pericolosissima. lane, ma pensa anche a rimuovere le macchine qua, perché capisco le gru, eccetera, ma veramente qui è una serie di muretti, eh. Cioè, se hai anche un problema, non so dove ti puoi fermare con la macchina. Anche se anche Intanto. a Singapore non è che sia proprio tanto differente, Ah no, da questo assolutamente punto di no. vista. Guarda invece che Lele Salva, guarda che margine che ha messo. Lele Salva è riuscito addirittura in un overcut. Te lo dicevo che la gomma hard non entra subito in temperatura. Infatti, Dadoizzi ha provato l'undercut, era a 2 secondi e 6, ora si ritrova a quasi 5 secondi. Ha A quasi 5 guadagnato. secondi, sì. Pazzesco! Assolutamente sì. Ecco, questa è un'altra cosa da annotare per tutti i dati importanti. Mi sembra un test, no, questo Open, perché credo che tutti stiamo osservando e annotando le peculiarità di questa pista per quello che poi saranno lo svolgimento dei campionati. Tanto Brian non molla la presa su Lopensky, si è tenuto lì agganciato, però sicuramente sta iniziando a sentire l'usura della gomma soft, che ormai è vecchia di 9 giri e dopo 9 giri vanno infatti ai box Patrick Speri e Ferra e box anche Lopensky, Lopensky con la media, Lopensky. forse va sulla hard. E attenzione, strada libera per Brian, ma guarda quanto è compatto il gruppo alle sue spalle, sono tutti vicini. Sì, Lopensky sta scaldando veramente, si sta scaldando molto e preparando per il suo impegno poi nella Prime, e devo dire che fino adesso ha fatto una gara quadrata, precisa, senza tanti errori, quindi anzi senza errori fondamentalmente, Mamma, quindi. quanto esce più forte, non è quasi sulle tele Brian con le soft. Guarda quanto è uscito forte Erdandi, mossa! Prima all'interno, poi all'esterno, non può rispondere Brian. Vediamo se riesce ad affondare la staccata Erdandi, affonda anche Brian, occhio perché sono vicinissimi, vicinissimi.
Ancora Brian che si riesce a difendere con Hernandi che non ha trovato spazio. Ma guarda che velocità esce, ne ha il doppio con questa gomma in questo momento. Davvero non ce n'è più per la Soft. Sei macchine alla rotonda comunque. Vabbè, è un po' una situazione di ordinaria di traffico ordinario sul raccordo. Cittadino, assolutamente. No. Occhio dietro con Sdem e Fabio Zorneima. Sdem che si è protetto all'interno e Fabio Zorneima ora si deve guardare all'interno da Cusco. Che si fa vedere ancora un leggero contatto. Ancora un leggero contatto. Credo che questa volta non ci siano stati danni per Fabio. Non vedo danni. Sì. Se... Non mi sembra ci siano danni. Dall'attacco, Patrick Speri si è difeso all'interno. Ha dovuto alzare per un istante il piede Fabio Zorneim. Ne ha approfittato Cusco, che non si è fatto pregare due volte, si è buttato dentro. Lele salva, guardalo lì, 4 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Dado Izzi. Box per Brian, box per Fabio. Lele si sta facendo la sua gara, si sta distanziando, non è coinvolto in combattimenti duelli vari, quindi piano piano sta andando. Nel frattempo quello che insomma che penso si possa chiamare il Vietnam Stake è veramente incredibile, cioè con tutte le macchine attaccate lì ed è difficile, è veramente complicato, tecnicamente difficile poi stare dietro, basta una minima incertezza di chi sta davanti che rischi un tamponamento, altro veramente che a proposito di richiamare il raccordo, quindi questa pista è impegnativa anche da un punto di vista tecnico e devo dire, a parte insomma alcuni contatti, ma i piloti si stanno veramente comportando molto bene qua. Sdem intanto inquadrato, 11 giri su questa gomma hard, minaccioso con una hard molto più fresca. C'è Cusco alle sue spalle con la Racing Point, 12 giri di 28C, stiamo avviando al giro di boa, metà gara. E Lopensky che cercherà di togliersi Cusco, scusami, va all'esterno, staccata del tornantino nei confronti di Sdem, affonda fortissimo la staccata, si mette subito davanti e schizza via in uscita. Mentre Lopensky nei confronti di Daniele Play e della sua Renault. E vede davanti ora la Ferrari di Mister X che ha 5 giri sulle gomme medie. Lopensky è su soft nuove. Nuove, di zecca. Però c'è un problema. Fa un'altra sosta. Non le porta. Dovrà fermarsi. No, dovrà fermarsi necessariamente Lopensky. Immagino che potrebbe arrivare forse al 22esimo giro, non lo so. Chissà, magari con benzina scarica, però insomma la vedo un po' dura che riesce ad arrivare alla fine con le rosse. Sicuramente Daniele Play è riuscito a sorpassarlo bene, aveva 11 giri sulle bianche, ma era nettamente meno veloce di lui. Adesso sta cercando di inquadrare Mister X, che comunque monta un treno di gomme gialle con 6 giri, quindi direi ottimali. Assolutamente sì, intanto si è un po' sgranato il gruppo qui dietro con Cusco, Sdem, Speri, Quonno, sono tutti all'incirca lontani un secondino e due, un secondino e mezzo l'uno dall'altro. Vedremo se magari con il passare dei giri tenderanno ad allontanarsi o ad avvicinarsi. Vediamo se seguono un po' le leggi dell'universo che si allontanano sempre di più o a seconda quale sia, no? La teoria inflazionaria o meno, ma diciamo che entriamo in una sfera che insomma è più di tua competenza. Però è un tuo tocco di stile veramente ben apprezzato, quindi complimenti Luca che sta sempre sul pezzo. Nel frattempo si stanno un po' distanziando invece le Racing Point, che c'è stato un momento in cui stavano abbastanza vicini Hernandi e Cusco, quindi adesso assembramenti veri e propri non ci sono, come dicevi tu si stanno un po' distanziando le vetture. Sì, Patrick Speri a 1 e 2 da Sdem, Sdem a 1 e 1, 1 e 2 da Cusco, Quonnos a 1 e 3 da Patrick Speri. Lopensky sta arrivando su Mister X, lo sta facendo di gran carriera. Inquadrato. Sì, l'ha inquadrato nel mirino, vediamo che succederà tra i due piloti. Mentre davanti sì. Nelle salva sta aprendo un gap importante, 6 secondi e 1, ha guadagnato un altro secondo e mezzo. Sì, Lele Salva sta pensando alla sua gara, le gomme nuovissime, le hard a 3 giri, probabilmente in questi 2 giri avrà anche scaldata, avrà avuto anche il tempo di farlo. Nel frattempo una penale di 3 secondi per movimenti multipli a Filippo.
Fabio il Sorname intanto 37.596 con le gomme medie, fa il nuovo giro veloce della gara. E Lopez chi proprio adesso 3 secondi di penalità, prima penalità per lui, vicinissimo a Mister X. Sì, credo sta che andrà al sorpasso dopo, perché sorpassare sì. Ecco, un'altra scelta strategica è questa, cioè è inutile sorpassare in questo punto dando poi di nuovo l'opportunità all'avversario di riattaccare sul rettifilo. Assolutamente sì, questa è una curva ciechissima che se qualcuno per qualche modo rallenta all'uscita non lo puoi vedere, lo prendi. Adesso lo penschi sta sotto Luca. Dovrebbe riuscire nella manovra senza particolari problemi. Mister X si sposta verso sinistra, Lopez invece va verso destra, che sarà poi l'esterno per la staccata del tornatino. Ma c'è davvero molto poco margine per Mister X per tentare qualcosa di accattivante, leggermente lungo Lopez, ma riesce a rimanere dentro con la sua Alfa Romeo. Davanti Patrick Speri con Quonnos, errore di Patrick Speri, passa Quonnos, forse un lungo da parte del pilota dell'Alfa Tauri. Sì, non, importante è non fare danni, nel senso, se riesci a fare un lungo qui senza fare danni hai vinto, no? Nel senso che veramente sono pochissimi punti dove è permesso sbagliare. Diciamo, Lopez e Mister X, due piloti di esperienza che insomma, si conoscono, quindi sono stati bravi tutti e due, nel senso che Mister X non poteva resistere, ha evitato di andare a chiudere, magari poteva aspettare uno sbaglio di Lopez una volta superato, non c'è stato, e quindi comunque sia congelato giustamente le posizioni, perché poi qui la gara è ancora lunga. Tanto Cusco, bisogna portarla in fondo. Cusco sta spingendo alla grande, ha appena agganciato il suo compagno virtuale di squadra Erdandi in terza posizione. Erdandi, ho detto un po' alla romana, Erdandi, che ci abbiamo Erdandi. Ci sta perché in effetti io che non vengo da Bolzano stavo guardando il nome, sto pensando forse sarà un mio vicino di quartiere, non so. Comunque se diciamo che la Racing Point è stato un momento vicino per mezzo giro, poi si è allontanata nuovamente, poi Cusco invece adesso sta risalendo e mi sembra con una chiara intenzione alla prima occasione di poter passare Erdandi, appunto. E vediamo se alla fine i due giri di gomma più fresca di Erdandi abbiamo ripattezzato ormai di Erdandi saranno sufficienti a fine gara, quando mancano 12 passaggi alla bandiera a scacchi, giro numero 16 dei 28 totali previsti. E Lele Salva sta scavando un gap enorme, ha portato praticamente ormai a 8 secondi netti il vantaggio su Dado Izzi, che forse un pochettino l'ha anche data su, ma con la gomma hard Lele Salva. Ah, Filippo, attenzione! Attenzione Filippo, c'è bandiera gialla. Vediamo, c'è bandiera gialla adesso. È safety car, eccolo lì. In tra l'altro, ora che c'è la safety car, massimo attenzione alle strategie. Subito Fabio il Sordem e Brian dentro. Mister X drive through, accesso di velocità col Delta. Sì, si prende una penalità per il Delta. Basta una piccola distrazione, peccato, perché comunque son secondi. Prima che succedesse il patatrack, Dr. V stava molto vicino a Dr. Long, quindi stava cercando di attaccarlo, stava sotto DRS, ma poi c'è stato l'incidente di Filippo che ha congelato il tutto e quindi è uscita la safety car. Ai box, Luca, c'è un po' di gente. Tutti, sì, c'è un po' di traffico. Allora, gomma soft nuova per Fabio il Surname, Daniele Play e Brian. Vediamo ora gli altri, soft nuova anche per Dr. Long, così come per Dr. U, mentre arriva una media nuova per Chris Master, che forse aveva finito le soft nuove. Ha finito il treno. Sì, assolutamente, perché adesso c'è da mettere le rosse e andare fino. Vediamo le salva, dovrebbe andare dentro anche lui, non credo abbia dubbi. Beh, sì. Diciamo che adesso ci puoi arrivare fino alla fine se non lo fai, perché probabilmente è finito i treni di gomme. Le salva, Dado Izzi, Erdandi, Cusco, Sdem, Quonnos, tutti dovrebbero andare ai box. Lele Salva lo fa, Dado Izzi fa altrettanto con la sua Mercedes, arriva anche Erdandi. Sdem, Cusco continua? Cusco continua. Sì. Ma sai, tutto sommato lui si vuole giocare. Guarda, lui si vuole giocare, le sue gomme rodate hard, quindi evidentemente sento un buon grip, no? Nel senso che
ha fiducia convinto di avere nella più macchina. passo anche con questa gomma. E quindi si è convinto di avere più passo. Probabilmente cercherà di tenere a bada chi sta dietro con le rosse, e detto tra noi sarà abbastanza difficile. Però magari se riuscirà a superare i primi due giri di gara, cercherà di terminare in prima posizione. Certo è che con questi rettilini e con dietro i ragazzi che ha messo tutti le rosse, praticamente nuove di Sarà zecca, dura, eh? I primi 3-4 giri secondo me saranno infernali. sì, anche perché nel momento in cui tu riesci ad uscire bene dalle infinite curve che precedono gli infiniti lunghi rettilinei, sicuramente hai una trazione che probabilmente le arde non offrono, ecco. Però Cusco tenta la sortita, anche perché magari cerca un po' di giocarsela, magari pensa che dietro si daranno fastidio un po' tutti quanti, e quindi cercherà di rimanere in prima posizione. Insomma, un po' la strategia è questa, ha osato e ben venga. Vedremo cosa succederà. Intanto praticamente sono tutti su gomma soft. È rientrato di nuovo Chris Master, credo. È rientrato di nuovo, forse Sì, per montare la soft, mi perché segnala il ha capito boxes. che... E occhio perché Cusco... No, non dovrebbe raggiungerlo assolutamente. È all'inizio del terzo settore. È infatti rossa nuova per Chris Master. Secondo me è un Ah, sì. errore a livello strategico perché... È vero che arriveranno abbastanza al limite, però se hanno fatto 9 giri all'inizio della gara, adesso con il carburante scarico No, ce dovrebbero la fanno. tranquillamente farne 10. Sì, ce la fanno. Proprio Chris, diciamo, cambia pochissimo. Adesso si doveva ricompattare il gruppo e ha fatto bene a cambiarle. E adesso ci lascio un po', come dire, di curiosità a Cusco, perché se la vuole giocare per arrivare fino in fondo con le bianche, ma soprattutto, e questo lo può fare tranquillamente, soprattutto tenere a bada quattro ragazzi scatenati, anzi cinque là dietro, che quando se lo vedo un pochino un filino forse sotto come prestazione rispetto a Lere, Dado e Hernández Dem, quindi sarà difficile tenerle a bada soprattutto i quattro là dietro, ma ci proverà. E quindi vedremo un Tanto altro giro di safety car, quindi anche il numero 18 di 28 verrà completato dietro la vettura di sicurezza. Fabio, ti chiedo un favore per un solo momento, ti lascio un minuto la linea, torno sì, subito. va bene. Allora io mi prendo la linea in attesa di Luca. Adesso Speriamo che non stanno andate a tutti. mangiarsi qualche panino, qualche Ah, cosa. beh, sì, altrimenti mi Che sa che finisce prima la altrimenti mi sa gara. che non torna. Mi sa che non torna a breve, diciamo. Fine prima la gara, ma noi Andre ci aiuteremo, ma ci aiuta anche la Sì, safety car a prendere un po' di tempo, no? assolutamente. Ci aiuta Sì, anche la safety dovrebbe car. rientrare in questo giro, quindi a Sì, breve. stanno lampeggiando le gomme. Io adesso credo che Cusco rischierà addirittura di impattare il muretto nel tentativo disperato di scaldare le gomme, perché ricordiamo che lui adesso si parte in prima posizione, ma alle bianche. È un po' complicata la cosa per lui perché anche se c'è un buon passo, è un pilota comunque veloce, però partire con mescole dure, 10 giri contro piloti assatanati, con le soft la vedo dura, molto dura. Assolutamente, anche perché forse l'unica speranza è che si riescano un po' a dar fastidio là dietro, perché alla fine, vabbè, la De Salva ha dimostrato essere abbastanza metodica e costante, insomma, anche Dado Dizzi, Hernández, Dem sono abbastanza veloci, quindi Sì. magari se si danno fastidio loro dovrebbero essere intelligenti a Eccoci qui. sgranarsi inizialmente. Ecco Luca, hai fatto Ecco, è prestissimo. entrato Sì. Luca. Tra Ah, l'altro, voglio fare eccolo una piccola tiratina d'orecchie ai piloti perché qualche taglio di troppo ho visto, soprattutto curva 6 e Ah, ecco, curva illustraci di 7. questo perché non abbiamo il Curva polso, no, 6 e curva del... 7 in ingresso e in uscita ho visto cose non piacevoli da vedere, ho visto cose che voi umani La non potete. peppa. Speriamo Quindi che ho anche un po' avvisato i piloti di non continuare perché davvero rischiano la squalifica, di alcuni piloti rischiano davvero che la pista si presta un po' in alcune curve, ecco. Diciamo che allora i piloti sicuramente una cosa l'hanno fatta, l'hanno imparata bene la pista, perché
L'hanno imparata bene, purtroppo si fanno prendere la mano perché pensano che tirare, tirare, andare veloci, ma come abbiamo detto anche al pre-gara, l'importante è finire la gara, cercare di fare il proprio passo e di non tagliare. Ma evidentemente, non lo so, stasera i microfoni non funzionano, non so. Anche perché, come esordiva Luca, la Open ha un suo significato, no? Quindi sì, appunto, quello non, di non cambia nulla, entrare nella filosofia del fit, sì, assolutamente, del fit, e quindi cominciare un po' a muoversi e a comportarsi per quello che poi sarà la chiamata ufficiale ai campionati, assolutamente, no? Come assolutamente, stile. Sì. Luca, sei con noi? Sempre certo con noi? Che sì, certo che sì. Ottimo. Quindi safety car che a questo punto suppongo dovrebbe rientrare alla fine di questo giro, perché nel giro precedente era ancora abbastanza lontano dal gruppo Chris Master, che non si era ancora aggregato, quindi la safety car ha probabilmente temporeggiato per un giro in più in attesa che il pilota, e questa sera veste i panni di casa Renault, si riaggregasse al gruppo, cosa che ora è successa. Teoricamente, come ormai abbiamo ben imparato negli anni, la comunicazione di safety car in questo giro dovrebbe arrivare in corrispondenza del rilevamento del secondo settore del tracciato, ovvero tra pochi secondi. Vediamo, Cusco fa già un po' di margine, eccola qui, safety car rientra, safety car in questo giro. Sì, Chris Master aveva circa 38 secondi e praticamente ha rischiato la vita per cercare di rimontare il gruppo. Praticamente ha davvero usato le gomme in modalità quasi da qualifica per tornare sotto. Chrisman se l'ha consumata, sono finite le gomme ufficiali. Quindi boxer, occhio boxer. Adesso, perché dovrà ripartire al meglio che può Cusco. Questo è un momento delicatissimo per Cusco, che speriamo sia riuscito comunque a far raggiungere la temperatura ottimale alle sue gomme. Intanto attaccatissimo dietro l'ele. Rientra la safety car, riparte Cusco. Oh, ma che rischio! Sì. Mamma che rischio! Sì. Riparte bandiera verde per tutti. Occhio, perché si fa vedere subito l'ele salva alle spalle di Cusco. Qua è molto difficile, ma saranno iper arrembanti, perché sì, da un punto di vista questo allungo della safety car ha aiutato le gomme hard di Cusco, ma credo che più di tutti abbia aiutato le gomme soft di tutti, che ora con buona probabilità potranno permettersi 8 giri a tutta. Cusco deve allungare un pochino per far compattare quel dietro che cerca di sorpassare. Niente da fare. No, deve cercare di allungare quel tanto QB quanto basta per far compattare quelli dietro e farsi dare e fargli dare battaglia a loro, no? E adesso l'ele vediamo, attaccato, ragazzi. Con la scia, occhio, perché potrebbe già arrivare al sorpasso anche qui senza usare la mobile. E va, va interno, l'ele salva, non si difende Cusco. Dovrebbe averne tanto di più anche in quanto ad aderenza staccata. Ci prova Cusco. Vediamo se incrocia. Occhio, perché qua l'incrocio non è impossibile. Cusco interno, diventa esterno. Sì. Diventa esterno e l'esterno qui non ti aiuta. Occhio, perché ancora lungo in frenata le salva, si ributta dentro Cusco. Saggia però la decisione, perché lì sarebbe diventata forse una situazione troppo complicata con quel muro sulla destra che ti stringe. Ma adesso ha dato Izzi dietro infernale. Dato Izzi a sua volta vorrà perdere meno tempo possibile, perché davanti a lui l'ele salva sta scappando, sta facendo subito margine e dietro stanno pressando tutti. Quindi Cusco, sì, scelta assolutamente lotta coraggiosa, impari. Box per Mister X, lotta impari tra le hard dentro e Dato Izzi interno, non si fa pregare, è dentro. Questa è tutta la superiorità delle gomme rosse, fondamentalmente è interno anche Dandy. Anche Dandy subito ci prova. Cusco in un calvario adesso, perché ha sostanzialmente tutto il gruppo dietro, che tra l'altro è tutto unito con le gomme rosse nuove. Credo che per lui sia anche un test questa gara. Sì. Vedere fino a che punto possono arrivare queste gomme per avere un'idea magari anche strategica. Ma devo dire che anche per noi è un test, anche per tutti quelli che stanno seguendo, perché veramente è la novità pura a noi. Quindi raccogliamo un po' tutti i dati.
penso se ne parlerà insomma durante questi giorni prima di ricominciare i campionati ufficiali. Occhio Dandy, lungo, leggermente in staccata. Intanto quello che stavo notando è quanto si fa sentire l'effetto sci anche senza DRS su un rettilineo così lungo, perché se prima abbiamo visto Lele Salva sverniciare Cusco, sì, che era senza scia, ora sì, abbiamo visto Erdandi non riuscire ad agganciare Cusco che aveva la scia di Dadovizi. Eh sì, assolutamente sì. Però nel si misto sente, ne ha nettamente di più. Sente. Le gomme soft vanno fortissimo. Dadovizi con il sorpasso su Cusco parte nel suo inseguimento, ma paga 1,7 secondi di ritardo e ci sono 6 giri per cercare di colmare almeno questi 7 decimi, almeno cercare di riportare la sua Mercedes in zona DRS. Ci sta provando, ma da quello che abbiamo visto nel resto della gara secondo me sarà molto molto difficile. Mentre Fabio il surname nei confronti di Lopez, che all'interno di curva 1, il pilota della Red Bull, si mette davanti, si mette in nona posizione e ora caccia l'Alfa Tauri di Patrick Sveri, che è immediatamente davanti a lui. Buona occasione per Fabio il surname, che dopo un po' di disavventure ad inizio gara ora almeno si ritrova con la strategia paritaria agli altri. Deve rimontare, ma dovrebbe avere il passo per poterlo fare in questo finale. Nel frattempo Cusco, in virtù delle sue problematiche legate alle gomme, sta facendo allontanare Tele Salve da Dovizi, sta cominciando a creare un po' un divario che sta Erdandi, raggiungendo occhio, Erdandi stavolta avrà il DRS, sì, beh, eccolo qui, che, DRS, DRS passerà. Anche per Sdem infatti senza problemi ben prima di... beh oddio, oh, che staccata Cusco, contatto leggero, occhio la perché Cusco fuori. Lì la perde, non c'è aderenza, infatti la perde, si infila anche l'Alfa Tauri, si infila anche Sdem, leggero contatto. Sì, in prospettiva sembrano distanziati, invece poi in curva sono arrivati è perché stringe molto, anche da lungo. Stringe sì, molto, sì. Non ci sono degli sconti tra compagni di squadra? No, vedete? Direi proprio di no. Intanto Dadovizi ci sta provando, rosicchia un paio di decimili alle Le Salva in questo giro, scende a un secondo e mezzo, siamo a meno 6 dalla bandiera a scacchi. Adesso Erdandi dovrebbe cercare di recuperare su Dadovizi. Anche un altro paio, 1,3. Ma... cerca proprio questa disperata da Dovizi nei confronti di Lele Salva. 2-6, sì, forse un errore in curva 1. Beh, qui basta poi veramente sbagliare l'ingresso delle curve più strette, che poi ovviamente paghi su tutto il rettilineo successivo, quindi in realtà basta un minimo errore, è molto tecnica questa pista, per poi pagare 2-3 decimi in una parte di settore. E ora Ferrari di Kuonos nel posteriore della vettura di Cusco, mentre Sdem è attaccatissimo a quella di Erdandi, che non ha DRS, quindi attenzione a Sdem che può provare l'attacco, così come potrà provarlo Kuonos nei confronti di Cusco. E allora seguiamo Sdem, attaccatissimo, si difende, centro della pista per Erdandi. Appaiati. Vediamo se arrivano come... interno e profondo, profondo Sdem. Kuonos interno, occhio ancora, incrocio di Cusco, va molto largo Kuonos che quasi la perde, Ferra se lo vede scodare davanti, si sfiorano il posteriore della Ferrari e l'anteriore della McLaren. In questa pista non c'è spazio, veramente ragazzi, non c'è spazio, incredibile come l'ha tenuta, io non lo so, l'avevo già visto stampato come cartellonistica sul muro, invece è riuscita a tenerla. Vieni a comprare anche tu una Mercedes rosa. No, vabbè, basta. No, no, sono cippati. Però no, è veramente è incredibile. È una pista molto tecnica. Mollato da Dovizi. È difficile. Nel frattempo guarda che bel trenino che sta sfilando sul rettilineo. Intanto davanti invece da Dovizi ha mollato, è salito a quasi 4 secondi il suo ritardo. Non so se c'è stato un altro errore, ma dopo quello strappetto che ha provato a dare per un paio di giri, poi ora paga Dazio, forse ha dato tutto a livello di anche di ibrido e ora non ne sì, ha paga Dazio, e adesso il suo obiettivo è difendersi da Sdem, difendere la seconda posizione, ma in realtà difendere anche il podio, perché comunque tra Sdem e Erdandi stanno all'attaccato. Vediamo se torna all'attacco Kuonos nei confronti di Cusco, che comunque non molla, rimane a 1,3 dal suo compagno, non scappa, mentre ha provato a creare uno strappo Sdem, che si è messo 8 decimi di margine fra sé ed Erdandi.
Quonnos veloce ma non abbastanza. Prova a tuffarsi dentro, sì! E stavolta brillante l'attacco di Quonnos. Prova a rispondere Cusco, ma non ce la fa. Ha staccato davvero tanto tardi Quonnos, ma nonostante tutto è riuscito a tenere la sua Ferrari perfettamente alla corda. Molto, sì, molto bene. Pulito. È stato molto pulito e non l'abbiamo visto così prima. E invece, evidentemente, adesso ha preso molta più dimestichezza con la sua macchina. Rischio da parte di Daniele Play, che era stato scavalcato un paio di curve prima al tornantino da Dr. Long, che sale in 12ª posizione, ma occhi ancora puntati su questo trenino, mentre davanti nelle salva 4,5 si sposta Cusco. Si sposta Cusco, l'ha data su un po' come Nibali al Giro d'Italia, ti sposti e dici ok, non ne vale la pena. Sì, diciamo che oggettivamente non ha... Occhio esterno, scusami, dubbio. Scusami, l'attacco esterno di Fabio Zornemi nei confronti di Patrick Speri. Ci ha provato in curva 2, ma niente, troppa strada da lì. Sta ancora lì attaccatissimo, attenzione Luca. Ci riprova, dentro, attaccato. Buona la traiettoria interna per la staccata di curva 4 e 5 e va. Sì, dice Cusco, ha tentato veramente una... ha tentato la magia, insomma, eravamo tutti curiosissimi per vedere se riusciva un po' a resistere, ma qui, insomma, tra Arde e Rosse non c'è stata veramente... Buono, sta arrivando anche su Erdandi a 6 decimi. Occhio a Fabio Zornheim, che si è incollato alla McLaren di Ferra e forse se riesce subito a girare questo ostacolo in questo giro può cercare di andare verso il podio. Tutto... occhio perché non c'è spazio, Patrick Speri che ha mancato completamente la frenata. Non so se ci sono dei danni sull'ala anteriore di Patrick Speri. Sì, ha mancato, sì, completamente la frenata centrando la McLaren di passato Ferra adesso. Occhio perché si infila anche Lopez, chi? Con i due, mamma, che vanno a sfiorare il muro. No, Alex, non c'è spazio, fermatevi lì. Lopez che alla fine si deve accodare. Eh no, ma lei rischiava che, sì, che andassero fuori tutte e due anche tragicamente, perché veramente c'è stato un momento in cui si potevano toccare. Meno male che Lopeschi ha un attimo alzato il piede, ma eccolo lì ancora. Box Cusco che decide che questa gomma non ne ha secondi. Più forse. Si prende anche 5 secondi. Insomma. Ai ai ai. Vabbè, ci ha provato. Tanto Patrick Speri e sono con Patrick Speri e Lopeschi che... sta impazzendo ancora... adesso all'interno. Qua è difficile. Ma qui, sì, perché... poi non hai lo spunto per uscire dopo se sei esterno. Vediamo se ci riprova Lopensky. DRS aperto. Caspita. Occhio dietro con Long e Daniele Play. Daniele Play che prova a reagire, ma Long all'esterno riesce a mantenere la posizione. Ancora Daniele Play interno alla rotonda, prende tutto il cordolo. Riesce quasi ad affiancarsi, ma poi ha un'uscita troppo lenta. Ancora da Daniele Play col DRS, passa ancora prima della zona di attivazione e intanto stemme a 1-1 da Lado Izzi. Scusatemi, ci siamo persi Erdandi che ha perso tante posizioni. Sì, ha perso posizioni prima da Stem, poi da Quonnos. Due, sì, forse un errore. E io Fabio Zornheim è subito lì alle sue spalle. Sì, sto seguendo anche la lotta, c'è Lopensky che sta tipo a 2 micrometri da Patrick Speri. Oh mamma, stanno veramente attaccati. Ancora dentro, tornantino lungo! Sì, si appoggia e praticamente si butta fuori, ma attenzione. L'aspetta, perché... aspettato! Oh, Brian! No! Però, il problema è un altro, ti sei messo ad aspettare un pilota, sì, e non guardavi chi sopraggiungeva. Esatto, perché Brian arrivava di gran carriera e devo dire che è stato molto temerario infilarsi veramente in un pertugio là, tra un muretto a destra e uno a sinistra. Insomma, ricordiamo che qui il prato non esiste, quindi sì, veramente un lavoro chirurgico ha fatto Brian. Occhio perché adesso qua il gruppo è ancora più compatto e Daniele ancora Play più agguerrito, perché si è aggregato Daniele Play. Sì. Occhio a Patrick Speri che va all'interno nei confronti di Brian, niente da fare. Ricordiamo che Patrick Speri è con Cusco 3 secondi. Cusco, ma accumula penalità. Sì, vabbè, ho detto l'ha data un po' su. Diciamo, sei un attimo disconnesso
Occhio alla situazione qui, Daniele Play su Lopensky e anche Mister X va dentro. Lopensky si accoda. Davanti invece Brian è ammollato. Brian con... prova a rispondere nei confronti di Patrice Peri, che però riesce a chiudere il sorpasso al tornantino. Occhio, controllo da parte di Daniele Play. E allora si prova ad infilare Mister X, staccata, no, niente. Davanti intanto Sdem è arrivato, è in zona DRS, 7 decimi da Dado Izzi, che accusa invece 5 secondi. Occhio, perché Patrick Speri non ne ha nel misto. E pardon, Brian non ne ha nel misto, passa anche Mister X, ma Brian ha dei danni ovviamente. Quindi nel contatto con Lopez, occhio ancora. Mister X esterno nei confronti di Daniele Play, si mette davanti. Sì, è praticamente fermo Daniele Play nella... Brian, scusa, era praticamente fermo nella parte mista, nelle curve, non è più carico. Occhio Fabio nei confronti di Erdandi. Attacco, staccata interna, curva 4, va dentro, sale in quinta posizione. Vede davanti la Ferrari di Quonnos. Occhio a Sdem, che invece si è incollato alla Mercedes di Dado Izzi. Quindi all'ultimo secondo può andare a rubare la seconda posizione al pilota della Mercedes. Ultimo giro, sì. Occhio Sdem, non si avvicina, non è abbastanza. Gli serve una staccatona qui. Non la tira. E direi che questa è bandiera bianca, perché salvo errori da parte di Dado Izzi. Adesso non la sequenza saranno di curve, diciamo c'è un quarto di circuito con una sequenza di curve. Questo Vietnam Snake, sarà veramente improbabile riuscire a passare qua. E allora le telecamere vanno su Lele, salva Mister X con contatto, Patrick Speri. Volano parti della rossa. Ma intanto siamo su Lele Salva, che porta la sua sul traguardo e vince il primo appuntamento della Formula Open ad Hanoi. Lele Salva, una gara decisamente notevole, quadrata, senza errori. Poco da dire, secondo Dado Izzi, terzo Sdem, quarto Quonnos con la Ferrari. Grande risalita fino alla quinta posizione da parte di Fabio il Surname, mentre lotta fra Dr. Cusco e Brian. Occhio, perché mamma mia quanti sono qui dietro. Occhio, perché interno da parte di Cusco, che all'ultima curva fa un po' di sano demolition derby. Però vabbè, ha vinto lo sport come in Takeshi's Castle. Ma io direi di sì, insomma, questa veramente serata storica, la prima di Hanoi. E devo dire anche Quonnos è stato molto bravo, perché inizialmente non mi dava molto affidamento. Ho visto manovra, insomma, non riusciva a tenere la macchina, un po' di confusione nei sorpassi. Invece dopo è migliorato tantissimo e ha raggiunto una bella posizione. Veramente complimenti anche a lui. E allora ora li vedremo sul podio. Lele Salva, Dado Izzi e Sdem. Anche Sdem è risalito bene tra safety car e strategia, ha risalito molto bene. Sì. E brillante poi nell'ultimo stint, quello con le gomme soft finale. Ne aveva molto di più, ha ripreso Dado Izzi, che invece era molto più in difficoltà. Si era visto che era in difficoltà in alcune fasi, forse in particolare nella gestione della gomma, perché l'abbiamo visto spesso nella condizione di andare in crisi nella seconda metà degli stint che ha percorso. Sì, eccola qui, vede la classifica. Ecco il podio anche. 35.694, il giro veloce l'ha segnato Cusco a fine gara. Ovviamente la gomma soft ha fatto il suo, tra virgolette, sporco lavoro negli ultimi giri, quando la vettura era ormai molto leggera, però ci stava, si è preso questo rischio, questo all-in, gli americani lo chiamerebbero all or nothing, tutto o nulla. Cusco ha messo dei record, Luca, sia giro veloce sia penalità, insomma voleva essere protagonista stasera e in qualche modo ci è riuscito. Anche questo. Quindi questa è la classifica finale, la vediamo ormai on screen. Io direi che siamo già in conclusione, quindi passo ai saluti. Ovviamente grazie a te Fabio per essere stato qui a fianco a me in cabina di commento questa sera. Oh, grazie a te Luca, grazie a voi. E grazie ovviamente al
al nostro direttore la gara superstite. Andrea Badolà, il superstite The Martian. Ciao, The Martian lo possiamo... Ci vediamo lunedì. Ci vediamo lunedì perché il carroccio, se vogliamo chiamarlo, anche se qua il carrettone, dai, di Formula 3, perché Circus, oh, Circus dice vabbè, ma non è la Formula 1, il carroccio è troppa politica, allora il carrettone, così siamo anche più ironici, sì. E anche un po' più ironici con noi stessi, di Formula Italian Team non si muove da qui, perché infatti, come ci ha ricordato Andrea, a partire da lunedì parte la settimana di gare dedicata alla terza gara della stagione per tutte le categorie, che fanno tappa proprio qui ad Hanoi, e quindi abbiamo avuto questo antipasto con la Formula Open e si continuerà con tutte le altre gare. Da parte mia di Luca Flaminio un saluto, una buonanotte, e ovviamente ci vediamo sempre qui su Twitch e su tutti i nostri social, cercateci Formula Italian Team e www.formulaitalianteam.com. ciao, grazie e buonanotte. Ciao, ciao. Raga,